La gente che dopo il 400, la metà del 400, quindi con la caduta poi dell'impero romano d'Occidente, andò a vivere all'interno delle cavità rupestri, queste cavità erano state comunque modificate e ampliate anche per le nuove esigenze e quindi all'interno del costone della Gravina sorgono quasi dei piccoli nuclei, quasi fossero dei quartieri. Ogni 8 maggio a Gravina celebriamo San Michele delle Grotte e quindi tutta la popolazione per devozione appunto all'Arcangelo scende all'interno di questo sito rupestre per rendere omaggio al proprio patrono. È probabile che sia stata scavata questa chiesa dal V-VI secolo d.C. fino al X come periodo. 14 sono i pilastri, sempre pilastri naturali appunto scolpiti all'interno del tufo, a differenza invece dei pilastri che si trovano alle vostre spalle, che sono invece costruiti utilizzando quindi blocchi di tufo disposti uno sull'altro. Sull'abside, sulla prima abside della zona presbiteriale sono ancora visibili queste tracce di affreschi. Affreschi che comunque raffigurano al centro un Cristo benedicente tra due, diciamo, probabilmente santi. Un santo con la barba che alcuni testi vogliono essere San Paolo, mentre l'altro un arcangelo, forse lo stesso San Michele. Secondo la, diciamo, tradizione popolare, sono delle ossa sono appartenute a dei nostri antenati morti nel 999 ad opera dei saraceni, che giunsero ovviamente nella nostra città. Però la stragrande maggioranza di queste ossa provengono dal soccorpo della cattedrale, che fungeva appunto da cimitero sotterraneo. Giovanni, Maria Maddalena e la Vergine. Quindi sarebbe Maria Maddalena? Sì, 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 perché la Vergine ha le mani giunte. Poi San Giovanni si è troppo lontano, quindi dovrebbe essere Maria Maddalena.